Signori, e benvenuti in questa prima recensione dell'angolo del sonoro. Quindi, partiamo con la recensione di Uncharted 3. Però, la recensione oggi è un po' particolare perché sarà la recensione dell'intera saga di Uncharted. Allora, direi di partire quindi con il primo capitolo, cioè Uncharted Drake Fortune. Allora, la storia di Uncharted Drake Fortune prende praticamente, diciamo che inizia nel 2007 l'intera serie con il protagonista Nathan Drake. E qui veniamo catapultati alla ricerca di Eldorado, una città di grande tesoro per cui diciamo, veniamo catapultati in un'avventura molto diciamo realistica, perché comunque prende delle meccaniche dei vecchissimi Tomb Raider e delle fasi di shooting come molti, sparatutto in terza di Gears of War. A parte questo, Uncharted Drake Fortune è un ottimo titolo, soprattutto sulla parte della storia, come tutta la saga di Uncharted. E devo dire che comunque i difetti che riscontro di questo gioco sono pochissimi. L'unico forse è il fatto di alcuni bug presenti, ma non si può chiedere tanto, era comunque nel 2007 una delle prime esclusive Sony e devo dire che comunque oltre a questo non ha grandissimi difetti. Passiamo al 2009, 2009 esce il seguito, Uncharted 2, il covo dei ladri. Where did you find this guy? Lazarevich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Chintamani stone for years. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? I'm sensing some history here. Elena Fisher, last year's model. You're gonna snatch that treasure right out from under them. They'll never see it coming. Yeah, we'll pay back some. Single on all this misery. Gonna get us all killed! Sure hope you know it. Ladri riprende le avventure di Nathan Drake. Questa volta alla ricerca di diciamo la ciurma di Marco Polo, perché come tutti sappiamo Marco Polo è rientrato in Italia dopo ovviamente passando dall'Asia, però non è rientrato in Italia con tutta la sua ciurma, ovvero il resto della ciurma, come vediamo in questo capitolo, ha con sé un tesoro particolare e noi siamo proprio colui che dovrà andare a cercare proprio questo tesoro. Ovviamente, come in tutta la serie di Uncharted, avremo il classico scagnozzo di turno che vorrà fotterci il tesoro. Allora, Uncharted 2 migliora tantissimo Uncharted Drake Fortune, ma lo migliora a parte nel comparto grafico che è perfetto, però l'unica cosa che devo dire che io, utilizzando il classico cavo in dotazione del PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, non ho particolare influenza grafica, nel senso perché utilizzando quel tipo di cavo e non utilizzando l'HDMI, molti giochi hanno dei piccoli bug, quindi se questo titolo per me ha avuto dei bug, ovviamente provandolo con l'HDMI a casa di un mio amico non ho riscontrato questi piccoli bug. Ma a parte questo, migliora anche sul fatto del gameplay, prendendo, come al solito, altre cose da Gears of War, come ad esempio il poter sparare quando si è praticamente accovacciati in una copertura. Questo fatto un po' mi fa storcere il naso. Siamo quindi a Uncharted 3, dopo questa piccola. Wake in the day to find that it was vanity.
But the dreamers of the day are dangerous men. For they may act their dream with open eyes to make it possible. This I did. Uh-huh. That's all real pretty, but what the hell's it mean in English? La storia di Uncharted 3. Qui ovviamente riprendiamo le vicende di Nathan Drake, però qui saremo alla ricerca dell'Atlantide del deserto, che si trova, come la leggenda dice, nel deserto del Medio Oriente, cioè il Rub al-Khali. Direi che comunque l'intera saga di Uncharted è molto valida, specialmente per chi possiede una PS3, non può assolutamente perdersi questi tre giochi. Spero vi sia piaciuta, iscrivetevi se non l'avete già fatto, e vi do l'appuntamento venerdì con il primo vlog dell'angolo del sonaro. Ciao!